Nella giornata delle celebrazioni per la ricorrenza della fucilazione dei 13 martiri, Lovere non ha fatto solo ricordo di quei fatti. Oggi ha ribadito il suo impegno a testimoniare i valori che sono stati il cardine del sacrificio di quei giovani. Dopo la messa e il corteo per le vie cittadine, i discorsi ufficiali si sono tenuti presso il cimitero di Lovere, dove erano presenti i sindaci, rappresentanti delle forze dell'ordine, delle associazioni del territorio, dell'ANPI, delle Fiamme Verdi. Il discorso ufficiale è stato affidato al vicepresidente nazionale dell'ANPI, che ha voluto sottolineare che la democrazia conquistata con il sacrificio si difende oggi quando la si afferma. E la si afferma tenendo fermi gli obiettivi che la Costituzione ci propone: libertà, lavoro, dignità, solidarietà, unità di questo paese, accoglienza, cioè la disponibilità verso il mondo. Il mondo è cambiato per fortuna e grazie anche al sacrificio dei caduti della Resistenza. Per stare a quel livello e per rispondere al ricordo e al debito morale che abbiamo nei loro confronti, dobbiamo continuare questo nostro impegno. Quello che ha ribadito anche il primo cittadino di Lovere, rimarcando che abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di questi uomini che si salda solo con l'impegno. Ma deve essere un impegno quotidiano, farci eredi di questa lezione che ci hanno dato, questa lezione di vita, di impegno e di sacrificio, e soprattutto a portare questi valori in ogni gesto che noi compiamo nella nostra quotidianità. E questo gesto potrebbe concretizzarsi a breve con il nostro no deciso alla guerra e la richiesta di una tregua di Natale in Ucraina. La tregua ci fu nel Natale del 1914 fra le trincee contrapposte della Prima Guerra Mondiale al confine fra la Francia, il Belgio e la Germania. Anche oggi sarebbe molto importante per dare una speranza alla pace. Basta uno spiraglio e cominciare a lavorare per allargare questo spiraglio. Questo è anche l'impegno dell'ANPI, che non solo organizza le commemorazioni, ma coinvolge nella memoria le scuole e la popolazione che sta organizzando al meglio le iniziative per l'80esimo. Attraverso anche dei temi specifici, no? Si possa arrivare alla manifestazione del 13 marzo dell'80esimo con importanti iniziative che coinvolgano gli studenti ma anche la popolazione.